Ciao a tutti, scusatemi per l'assenza, so che siete disperati in questi mesi senza i miei video. Mi sono preso un po' di tempo durante l'estate, uno perché come potete vedere ho di nuovo cambiato casa, insomma ho avuto delle situazioni abitative complesse, e due perché sono andata al mare, come potete vedere dall'abbronzatura che sta anche sparendo e infatti per quello la faccia pezzata. Purtroppo, scusatemi, non so usare il fondotinta. Detto questo, sono tornata, come sempre anche molto carica, come dire, e inizialmente avevo intenzione di fare un altro video che poi naturalmente farò, insomma volevo tornare a parlare dei miei soliti argomenti di lingua e letteratura, però in questo periodo di assenza, naturalmente ho comunque letto i commenti, eccetera, ho comunque risposto, ho interagito sui miei canali e in particolare nei giorni scorsi ho avuto a che fare con persone che insomma, hanno evidentemente frainteso, in ogni caso interpretato a modo loro le mie critiche al femminismo, e quindi ho deciso di fare questo video per chiarire una volta per tutte qual è la mia posizione rispetto a questa ideologia, perché per me è un'ideologia, in modo tale che in futuro chiunque abbia dei dubbi possa, insomma, fare riferimento a questo video e io non devo ogni volta stare a spiegare come la penso, qual è la mia posizione anche rispetto, insomma, ai rapporti tra i sessi e ai problemi, insomma, di genere. Dunque, come sapete, io mi esprimo spesso in maniera critica nei confronti del femminismo, anche se naturalmente sui miei canali lo faccio sempre per quanto riguarda la lingua, no? Quindi le accuse di sessismo che vengono rivolte alla lingua, le proposte bizzarre o grottesche di linguaggio inclusivo, eccetera. Naturalmente ho sempre evitato sui miei canali di parlare proprio in maniera esplicita di politica o della mia posizione appunto circa questo movimento, perché non ritengo che sia esattamente la sede adatta. No, io mi occupo di linguistica e letteratura e quindi cerco di parlare di questo. Durante alcune dirette alle quali ho partecipato su altri canali, invece, mi sono espressa anche proprio nei riguardi del femminismo a tutto tondo, anche perché mi è stato chiesto e perché erano delle sedi diverse in cui, insomma, si poteva parlare anche di questo. Se fossimo in un mondo normale, non ci sarebbe nulla di male ad esprimere delle posizioni contrarie a un movimento, e questo non dovrebbe automaticamente collocare la persona che muove le critiche nella sponda opposta e quindi nel maschilismo, a quanto pare. Siccome però non siamo in un mondo normale, le persone non ce la possono evidentemente fare, ecco che mi trovo a dover chiarire la mia posizione per spiegare innanzitutto che ovviamente io non sono misogina, cosa che sarebbe anche abbastanza ridicola dato che sono femmina, e non sono ovviamente maschilista. La mia posizione è molto complessa, molto articolata, grazie a Dio ho un cervello, quindi riesco anche, come dire, ad apprezzare alcune cose di un movimento senza per questo doverlo abbracciare in toto. Pensate un po' che cose straordinarie che si possono fare. Dunque, io non mi sono mai definita femminista, neanche quando ero ragazzina, tantomeno mi ci definisco adesso che sono adulta, perché non ho mai apprezzato del femminismo il fatto che si focalizzasse unicamente sulle donne. Cioè, non mi è mai piaciuto dovermi sentire diversa perché ero femmina, dovermi in qualche modo sentire accomunata a metà della popolazione mondiale che condivide i miei genitali. È una cosa che mi ha sempre dato fastidio, anche quando ero piccola, anche quando ero bambina. Crescendo poi, naturalmente, ho anche, come dire, approfondito la questione, cioè naturalmente riconosco, ho sempre riconosciuto le importanti battaglie fatte dal femminismo per i diritti delle donne. È ovvio che, insomma, non c'è bisogno neanche di dirlo, che sono contenta di poter andare a votare, sono contenta di poter guidare, anche se poi non lo so fare. Va benissimo, cioè questo credo che nel 2021, dato che sono una donna di una certa intelligenza, penso si veda, ecco, attribuirmi posizioni così retrograde mi sembra veramente abbastanza ridicolo. Quindi, insomma, partiamo da questo presupposto. È chiaro che io riconosco l'importanza delle conquiste che il femminismo ha ottenuto nel corso degli anni, e va bene. Ciò nonostante, non mi definisco femminista, perché non apprezzo del femminismo il fatto che ci sia una costante, anche se a volte magari nascosta o, diciamo, sottile, condanna dell'uomo. Uomo, cioè del maschio. Anzitutto io non condivido quella che, diciamo, negli ambienti viene chiamata la teoria del patriarcato, che non significa che io neghi che esistono le società patriarcali, naturalmente. Quello che io non condivido è l'affermazione secondo la quale la società patriarcale, come dire, prevede un privilegio maschile e uno svantaggio femminile. Credo che sia evidente a chiunque si tolga, come dire, le fette di salame dagli occhi, che il privilegio maschile non esiste, nel senso che per ogni privilegio di un uomo c'è sempre una controparte, diciamo, un rovescio della medaglia estremamente negativo. Prendiamo l'esempio classico che negli ambienti, insomma, antisessisti si fa spesso, quindi mi perdonino coloro che conoscono già l'argomento se dico cose che hanno già sentito tante volte o che loro stessi ripetono spesso.
gli uomini, no? Parliamo di quando appunto le donne non potevano votare o non potevano lavorare, sì, gli uomini avevano la libertà di uscire di casa, di autodeterminarsi, eccetera, ma erano anche costretti a lavorare e quindi a faticare per mantenere tutta la famiglia, spesso anche morendo sul lavoro, cosa che tra l'altro accade anche oggi, oppure erano costretti per esempio ad andare in guerra, cosa da cui le donne erano esentate. Quindi certo le donne non potevano lavorare, non potevano votare, quindi erano sottorappresentate, non potevano decidere della propria vita, ma al contempo neanche gli uomini erano completamente liberi proprio perché erano sottoposti a una serie di pressioni sociali e a una serie di obblighi che naturalmente sono molto pesanti sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Quindi questo per farla molto breve. Per dire che quindi quando mi si dice il patriarcato privilegia gli uomini, io già storco il naso perché questo non è mai stato vero neanche nelle società effettivamente patriarcali. Figuriamoci nella società odierna, che non può più essere definita tale, le donne ora, grazie a Dio, insomma, possono lavorare, possono guidare, possono votare, possono fare esattamente tutto quello che fanno gli uomini. Ecco, non credo che si possa parlare propriamente di patriarcato. Quando anche potessimo parlarne, ripeto, il discorso sul privilegio maschile è un discorso estremamente semplicistico che non tiene conto di tantissime altre cose. Quindi proprio di base non posso condividere il femminismo perché appunto non ne condivido l'idea di fondo. Anche perché questa idea di fondo, che i femministi vogliano ammetterlo o no, produce naturalmente e inevitabilmente un'ideologia che è sessista, cioè un'ideologia che in qualche modo ha, diciamo, mostra un'ostilità nei confronti degli uomini. Penso che abbiamo visto tutti, no, le manifestazioni femministe nelle quali veniva impedito agli uomini di stare in prima fila, per esempio, o discorsi, abbiamo sentito tutti, ho letto addirittura purtroppo locandine, volantini informativi, eccetera, o anche cose fatte dal ministero, insomma, in cui si diceva che bisogna educare gli uomini a non violentare o che tutti gli uomini sono colpevoli della violenza di genere, dei femminicidi, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose, quindi queste generalizzazioni che in qualche modo vogliono l'uomo sempre colpevole proprio perché gode di questo privilegio che inevitabilmente lo porta, come dire, a ritenere la donna inferiore, abusare di lei in qualche modo anche inconsapevolmente, tutto questo io non posso chiaramente accettarlo. E credo che parlarmi di parità dei sessi quando si fanno questi discorsi sia davvero ridicolo, ecco. Per me il femminismo con la parità dei sessi, dati questi presupposti, evidentemente non può avere nulla a che fare. Posso farvi anche un esempio concreto, anche molto recente, proprio su questo. A San Benedetto del Tronto è stata realizzata una panchina da un'artista, tra l'altro donna, non che per me conti qualcosa, chiaramente, ma lo trovo, direi, curioso. Questa panchina è, come dire, una sorta di monumento fatto per sensibilizzare sulla violenza. Mentre solitamente le panchine su questo tema sono sempre panchine rosse per parlare della violenza sulle donne, perché la violenza su tutti gli altri membri della nostra collettività non è chiaramente contemplata, in questo caso si tratta invece di una panchina veramente inclusiva, nel senso che su di essa sono rappresentati tre simboli, uno dei quali fa riferimento alla violenza sulle donne, le famose scarpe col tacco rosse, un altro fa riferimento alla violenza sui bambini e infine l'ultimo fa riferimento alla violenza sugli uomini. Ora, a me sembra un gesto abbastanza positivo, no? Cioè il fatto che un comune, volendo fare un monumento, qualcosa insomma che sensibilizzi sulla violenza, pensi, ma non parliamo solo della violenza sulle donne, parliamo della violenza in generale, facciamo un discorso inclusivo, no? Ecco, se i femministi sono per la parità di genere, questo non dovrebbe disturbarli più di tanto, e invece no. Un gruppo di femministi del posto ha manifestato contro questa panchina, esponendo insomma dei cartelli che denunciavano il numero di femminicidi avvenuti in questo anno, come a dire che insomma oltraggioso, no? In qualche modo accomunare la violenza sulle donne a quella sugli uomini, perché quella sulle donne è più grave, ci sono più donne uccise da uomini che non il contrario. Naturalmente poi le associazioni femministe importanti, come la più famosa, insomma non una di meno, hanno sostenuto questa iniziativa, sempre appunto spiegando che è oltraggioso, eccetera, eccetera. Ora, io non credo ci sia bisogno di commentare questo gesto, ma visto che ho notato che ci sono anche persone che non l'hanno capito, mi sento in dovere di farlo, visto che questo video serve appunto perché io debba evitare in futuro di spiegare sempre e mille volte, insomma, la mia posizione. Che cosa vi toglie un simbolo che parla della violenza sugli uomini parlando anche di quella sulle donne? Non toglie niente. È evidente che se voi rifiutate che si parli della violenza sugli uomini è perché non accettate che anche gli uomini possano essere vittime, oppure semplicemente non ve ne frega niente. Ecco, quindi questa chiaramente non è lottare per la parità di genere. Cioè il fatto di distinguere, no, tra vittime di serie A e vittime di serie B credo che la dica abbastanza lunga.
Quindi ecco, riassumendo, perché appunto non posso certo fare l'elenco di tutti i motivi singoli, degli eventi specifici che mi hanno condotto a rafforzare questa mia posizione, ecco, questo è il motivo per cui non mi definisco femminista, perché nei fatti e anche nell'ideologia di fondo il femminismo non è un movimento che si batte per la parità dei generi, cioè è un movimento che si interessa, come dice il nome stesso, d'altronde giustamente, soltanto dei diritti delle donne, anche quando questi diritti sono, uno, già stati raggiunti, due, addirittura si vuole chiedere qualcosa in più, o tre, vanno anche a scapito dei diritti maschili. Pensiamo per esempio a tutto quello che ruota attorno al divorzio. Non voglio addentrarmi qua nella questione dei padri separati, che è molto complessa, anche se è una questione che mi sta molto a cuore, perché, insomma, ci sono persone che la affrontano molto meglio di me e con maggiore competenza. Però faccio questo esempio soltanto per dire che ci sono tante situazioni in cui sono gli uomini ad essere decisamente svantaggiati e il femminismo non solo nega questo svantaggio, ma continua a chiamarlo privilegio. Un altro caso assolutamente clamoroso è quello delle morti sul lavoro, che sono per la stragrande maggioranza maschili, ma non viene assolutamente definito un problema di genere questo, anzi addirittura si dà poi rilevanza soltanto alle morti sul lavoro soltanto quando muore una donna. Che è molto più raro, perché a fare lavori pesanti e pericolosi sono soprattutto gli uomini. Anche questo evidentemente è privilegio maschile. Insomma, credo che quello che ho detto sia sufficiente per capire che ci sono tante cose del femminismo che potrebbero portare qualsiasi persona, un minimo dotata di spirito critico, a metterlo in discussione, quantomeno. Detto questo, è chiaro che ci sono tantissime persone femministe che in realtà sono davvero antisessiste e riconoscono i problemi maschili e non condividono in realtà anche il linguaggio violento e sessista del femminismo, però tuttavia continuano a volersi definire femministe. Alcune di queste sono miei amici e persone che stimo, non condivido chiaramente la loro posizione, ma questo non mi impedisce certamente di relazionarmi a loro. Diciamo che in questo caso si tira fuori un po' il discorso del vero femminismo, che ecco, ha sempre fatto acqua da tutte le parti, ma a maggior ragione ultimamente, visto che appunto le maggiori associazioni femministe, tra cui ripeto non una di meno, anzi su tutte non una di meno, esprimono praticamente tutti i giorni posizioni misandriche, cioè posizioni davvero di violenza e di sessismo nei confronti degli uomini, quindi ecco, credo che magari nascondersi dietro un dito ora sia sempre più difficile, però questo naturalmente è un problema che riguarda chi vuole continuare a definirsi femminista. Ripeto, io non è che non posso parlare con una persona che si definisce femminista, non posso parlare con una persona che nega i problemi degli uomini e continua a parlare di, come dire, lotta per la parità di genere, prendendo soltanto in considerazione la parte che riguarda le donne. Questo per me non è antisessismo e quindi con queste persone io difficilmente posso avere a che fare. Quindi ecco, insomma, per riassumere e per rispondere così in soldoni alle critiche, obiezioni o anche insulti che mi sono stati mossi, insomma, nel corso di questo anno, da quando più o meno ho aperto il canale, no, ovviamente non sono misogina, no, ovviamente non vorrei che si tornasse al patriarcato, non vorrei che si tornasse a la donna deve stare chiusa in casa a fare la casalinga. Mi sembra evidente che io non faccio la casalinga, faccio l'insegnante, quindi è chiaro che forse mi piace, no, poter lavorare ed essere libera. Non sono un'ancella del patriarcato. Ieri davvero è successa questa cosa estremamente ridicola, tra il tragico e il comico, cioè che una persona mi ha veramente definito così, pensando che io davvero, seriamente, mi definisca e sia nei miei comportamenti un'ancella del patriarcato. Ragazzi, qua volevo spiegarvi una cosa clamorosa, straordinaria, che forse vi sconvolgerà. Esiste una cosa che si chiama ironia. Le ancelle del patriarcato non esistono davvero, ovviamente, non siamo in un telefilm, è soltanto un modo di dire, una frase ironica per dire che siccome io mi esprimo contro il femminismo mi viene detto che io sostengo il patriarcato. Pensavo fosse chiaro, ma evidentemente no, ci sono dei problemi evidentemente di comprensione, quindi ecco, no, non sostengo il patriarcato, critico, come dicevo, la teoria, insomma, che vuole che il patriarcato preveda solo il privilegio maschile. Penso invece che il sessismo sia a tutto tondo, quindi che ci siano problemi che riguardano le donne e quindi che le donne subiscano episodi di sessismo o che ci siano situazioni che vanno modificate perché le donne sono svantaggiate in alcuni ambiti, e penso che accada la stessa identica cosa, semplicemente speculare, agli uomini. Quindi molto semplicemente, per ogni intervento che si fa per migliorare la situazione delle donne, vorrei che se ne facesse un altro per migliorare la situazione degli uomini. Questa è la mia posizione, molto semplice, credo anche che sia molto ragionevole, a meno che non si sia in realtà veramente sessisti, no? A meno che davvero non si pensi che gli uomini siano in qualche modo colpevoli soltanto perché hanno il pene, e allora di conseguenza non si pensi che le donne debbano partire avvantaggiate in qualche modo, no? Debbano avere delle leggi a loro favore, debbano essere tutelate in maniera diversa, come
uso sempre questa similitudine, come se fossero dei panda in via di estinzione, no? Che hanno bisogno di tutele speciali. Io non mi sento un panda, non ragiono con la vagina, questo, anche questo mi è stato detto, che dovrei ragionare con i miei genitali, cioè nel senso dovrei proprio ragionare diversamente perché sono donna. Io credo che questo sia un modo di vedere il mondo profondamente malato. Le persone sono uguali a prescindere da quello che hanno tra le gambe, ok? Il fatto che io sia donna non mi impedisce di non concordare con quello che dice un'altra donna, non mi impedisce di criticare un'intellettuale donna, non mi impedisce di sostenere la causa dei diritti maschili, insomma non mi impedisce di avere spirito critico. Se avessi il pene, grazie a Dio, penso che ragionerei nello stesso modo. Quindi ecco, anche questo ci tenevo a dirlo, perché quando mi si dice ma tu, proprio tu che sei donna, dovresti, perché te la prendi con Michela Murgia, ecco lì mi saltano un attimo i 5 minuti, perché se Michela Murgia dice cazzate, non vedo perché non dovrei contraddirla solamente perché sono donna. Ricordiamoci che Michela Murgia è quella che ha detto che nascere maschi, giusto per tornare al privilegio maschile, ecco un po' come essere figli di mafiosi, cioè anche se tu di fatto non hai preso parte, insomma, alle attività illecite della tua famiglia, sei comunque figlio di mafioso, quindi cazzi tuoi. Maschi è la stessa cosa, no? Tu non hai mai stuprato nessuno, però sei maschio, quindi raga, mi dispiace, ma comunque colpa tua se qualche donna viene stuprata, ok? Ecco, secondo queste persone io non dovrei esprimermi contro affermazioni barbariche di questo tipo, perché? Perché Michela Murgia è una femmina, io sono una femmina. No, ragazzi, non scherziamo. Quello che ho tra le gambe, ripeto, non, come dire, non si collega al modo in cui ragiono. Per me le persone davvero sono uguali, e quindi il fatto che tu sia femmina o maschio non influisce minimamente su quello che io penserò di te o di quello che dici. Mi dispiace se questo video è stato un tedio per qualcuno, se è stato troppo lungo, se è stato troppo pesante, o se qualcuno sperava in un video sui contenuti che davvero lo spingono a seguire il mio canale. Ovviamente adesso sono tornata, quindi nei prossimi giorni ne pubblicherò altri davvero forse interessanti, ma ripeto, mi disturbava molto essere fraintesa, mi sembrava opportuno, ecco, chiarire la mia posizione, così che in futuro non mi venga di nuovo detto che sono maschilista, che sono fascista, che sono di destra, cose che vabbè sono ancora più ridicole, perché vabbè la mia storia politica è veramente molto molto diversa, ma questo è un altro discorso ancora che preferisco non affrontare. Grazie di avermi seguito, viva il patriarcato come sempre, ancelle mi raccomando non demordete mai, continuate sempre a propagandare il maschilismo, perché come vedete ce n'è molto bisogno.